intrattenersi su problemi di storia, ma soprattutto è bello intrattenersi in un momento particolare in cui non si capisce bene qual è la direzione giusta per promuovere la crescita dei nostri territori. Una volta era l'industrializzazione, oggi c'è la crisi dell'industria, perché la globalizzazione ha messo in discussione tanti problemi. Io aspettavo questa giornata e con questo spirito vi saluto personalmente a nome dell'amministrazione comunale, ma soprattutto della comunità che vive questi momenti di luce, ma di luce artificiale, e noi ci aspettiamo di vivere momenti di crescita illuminata, fatta di crescita economica, la vera luce che dovrà illuminare il nostro territorio. Sarà quello della crescita economica, perché altrimenti rimarremo sempre l'Italia del Sud. Io mi auguro che riusciamo a non essere l'Italia del Sud, perché il Regno di Napoli, principe Cioventino, te lo dirà bene dopo, il Regno di Napoli ci insegna che non esisteva un'Italia del Sud e un'Italia del Nord, esisteva un'Italia, ma soprattutto esisteva un Sud. Che ha dato avvio a processi di unificazione in Italia, ma soprattutto ha dato inizio a processi di crescita vera, concreta delle comunità. Grazie a tutti, grazie ai partecipanti, ma soprattutto grazie ai preziosissimi relatori che in questo momento di festa, di grossi impegni, dato particolare contenuto, il principale, il dottore Masella, che lo ripeto con profondo piacere, perché è un nostro concittadino importante, ma si sta facendo sempre più desiderare. Io mi auguro di vedere sempre più spesso. Grazie, grazie.